Signore. Se tu hai fede nel Signore, tu avrai la vita eterna. Se tu ricevi nel cuore, nell'anima, la parola della vita eterna, tu stesso avrai la vita eterna. Perché Gesù Cristo è grande. Amen. Gesù Cristo è fedele e verace. Grande Dio è. Che Gesù Cristo è lo stesso. Ieri, oggi e in eterno. Il suo potere non cambia. La sua misericordia non cambia. La sua grazia non cambia. Il Signore è l'Eterno. Ma noi dobbiamo credere. Noi dobbiamo confidare. Noi dobbiamo avere fiducia nel Signore per poter sperimentare le sue promesse. Perché il Signore, attraverso la sua parola, ci ha fatto grandi promesse. La più grande promessa è la vita eterna. Ma se tu la vuoi sperimentare, devi credere. Se tu non credi, ti perderai, non vedrai la vita. Se tu non credi, non vedrai la vita. Ed è scritto nel Vangelo di Giovanni. Vestite, vi voglio dire questo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 3, al verso 36, dice così la santa parola di Dio. Chi crede nel Signore Gesù Cristo ha la vita eterna. Chi crede nel Figlio di Dio ha la vita eterna. Ma chi non ubbidisce al Figlio di Dio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio verrà su di lui. Il giudizio di Dio verrà su di lui. Perché, cari, non dimenticatevelo, verrà il giorno del giudizio. Verrà un giorno del giudizio e sarà terribile per i malvagi, per i ribelli, per i peccatori, per quelli che hanno offeso Dio, per quelli che hanno bestemmiato, quelli che hanno rifiutato la parola. Sarà terribile. Dice la Bibbia che vorranno nascondersi nelle caverne della terra, vorranno morire, si trasformeranno nelle grotte, nelle caverne, diranno monti, sarete il rosso, ma non ci potranno nascondere. Non ci sarà nessun nascondiglio che li tenga nascosti dagli occhi del Dio Onnipotente. Amen. Al quale ognuno dovrà rendere conto. Cari, noi dovremo rendere conto al Signore. Non pensate che tutto andrà bene. Se non credete, verrà un giorno del giudizio e i malvagi riceveranno un castigo terribile. Lo dice la parola. I malvagi saranno giudicati, condannati. Ma oggi è ancora il tempo della grazia. Oggi è ancora il tempo del perdono. Oggi è ancora il giorno della salvezza. C'è ancora tempo. Salvatevi finché c'è tempo. Salvatevi da questa perversa generazione. Salvatevi dalla corrente di questo mondo. È tempo di chiedere perdono al Signore Gesù. È tempo di chiedere perdono al Signore. È tempo di pentirsi. È tempo di avere fede.